Buongiorno, buon pomeriggio e pure buon. Allora, come avrete già letto dal titolo, tortiglioni con crema di Philadelphia al salmone. Semplicissimo. Ho cotto la pasta, gli ho tirato fuori un po' di acqua di cottura, gli ho mescolato un cucchiaio e mezzo di Philadelphia al salmone, un po' di grana. Ho fatto tipo una cremina e ho condito la pasta. Oggi avevo proprio voglia di mangiare pasta, vi giuro. Da quando fa caldo non l'ho più mangiata quasi. Ho visto un paio di video su YouTube che facevano ricette di pasta e mi è venuta voglia di mangiare pasta. E me la so fatta. Perciò, buon appetito a chi mangia con me. Allora, ho fatto stamattina alle 5 tipo, perché sapete che io dormo fino a 5, 5 e mezzo e poi non dormo più perché poi alle 6 porto il lapo, poi si sveglia Giovanni per andare al lavoro, io non dormo più. Perciò adesso sono le 1 e mezza, ho fatto di chiedere. Anzi, chi non l'ha fatto, allora, ciao a tutti, da tanto che non faccio questa rubrica, rispondo a tutte le vostre domande, chiedetemi quello che volete, bla 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 bla. Perciò voglio cominciare a rispondere alle domande che mi avete fatto, altrimenti poi si inculcano troppo e faccio casino. Perciò, mano a mano che rispondo alle domande, le cancello. Ok, mano a mano che io vi rispondo, cancello la domanda che mi avete fatto, altrimenti mi sbaglio. Andiamo con la prima che mi è stata fatta, che l'ho trovata anche bella. Che è, salve Francesca, è Isa. Salve Francesca, la casa racconta molto di noi, le scelte di arredo e il modo in cui ci prende o non prende cura dei nostri spazi, vela molto molti tratti della persona che la abita. Ora, oddio, ho perso dove è andato. Ora chiuda gli occhi, non mi dare del lei però. Chiudi gli occhi e mi dica come immagina la casa ideale che la rispecchia, in questo posto, in quale posto si troverebbe. Cosa vorrebbe vedere fuori dalla finestra appena sveglia la mattina, quali rumori, anche bianchi vorrebbe sentire, se coltiverebbe un orto, di che colore dipingerebbe le pareti che le fanno da guscio e in quale stagione dell'anno la vivrebbe con maggiore godimento. La ringrazio e una carezza al lapo. Allora, una bella domanda. Allora, se io chiudo gli occhi, cosa vorrei vedere? Fuori dalla finestra. Un bosco, perché adesso c'è caldo, perciò io aprire la finestra, vedere un bosco, sentire gli uccellini cantare, il fresco, poter uscire ad andare a funghi e avere una casetta nel bosco. Ecco, adesso mi immaginerei quello, forse perché fa un caldo bestia e perciò è l'unica roba che mi viene da dire in questo momento. Poi, come me la immagino, come la vorrei la casa adesso? Beh, guarda, come sanno tutti, non c'ho niente in questa casa perché 4 mesi che sono qua, ma non sono riuscita ancora a comprarmi i mobili. C'ho solamente la cucina che già era qua, che c'ha già, che cazzo, che già era qua, e le camere e tutti gli altri mobili non ce li ho. Perciò, come me la immagino? In questo momento non mi posso immaginare niente perché appunto non avendo i mobili non mi posso immaginare niente, come la vorrei. Anche quello faccio fatica a dirtelo perché sinceramente devo ancora arredarla. C'ho solamente i letti e gli scatoloni con dentro la roba, perciò faccio fatica anche a darti una risposta, capito, su questa roba qua. Poi aspetta che vediamo. Mi sono già perso perché la domanda era troppo. Anzi, cercatevi prego di essere sintetici nelle domande perché altrimenti poi ci metto troppo a leggerle
mi perdo perché già mi ricordo un cazzo di quello che mi aveva chiesto e facciamo mezzo video dove parlo di questo. Le pareti le fanno da guscio? Beh, le pareti color lavanda sicuramente che le farò color lavanda. Che stagione? Autunno e primavera, stagione dove non fa né caldo e né freddo. Una stagione così. Allora, cancelliamo, che l'ho letta, la cancelliamo, andiamo così, non sto neanche lì. Paolo Paoli, pa, Paoli Paolo, Paoli Paolo, Paolo, Paoli Paolo, mi chiede. Domanda anche questa interessante. Cosa ne pensi di quelli che ti giudicano perché non lavori e il tuo lavoro è YouTube? Guarda, sinceramente a me quello che giudicano, che dicono, a me non me ne può fregare di meno, cioè non è che mi interessi. Io penso che alla base chi viene a criticare perché faccio YouTube e mi dicono vai a lavorare, alla base c'è tanta rabbia, frustrazione, rabbia, invidia. Perché tutti credo. Anche quelli che dicono di no non è vero, ma io penso che la maggior parte, nessuno di noi credo che è contento di alzarsi alle 6 e andare a farsi magari 10 ore in fabbrica. Sfido chiunque a trovare una persona che sia contenta, che si alzi e dica: oh, che bello, oggi mi aspetta 10 ore in fabbrica con 40 gradi. Yeah, dai! Almeno le persone che lavorano in fabbrica o che fanno lavori duri, non penso che nessuno sia contento di farlo. Lo fa perché appunto deve arrivare a fine mese, deve mantenere la famiglia e quant'altro. Perciò io penso che il vedere magari la sottoscritta come, ma come me, come tanti altri che fanno YouTube, perché io vedo che la maggior parte di quelli che fanno YouTube leggo, ma anche io vedo magari tanti anche commenti sotto Riccardo Dose, anche YouTuber importanti, dove vanno sotto magari a offenderle, di vai a lavorare, vai là, qua. Qui è tutta rabbia, perché giustamente tutti quanti vorrebbero stare a casa, fare quattro video, divertirsi e prendere magari lo stipendio che prende una persona che si fa magari 8-9 ore in fabbrica, ma sfido chiunque che non vorrebbe farlo, no? Anche quelli che dicono no, non è vero, non ci credo, capito? Perciò magari scatta quella sorta di rabbia di dire cazzo, io mi devo alzare, rompere i maroni, andare a timbrare il cartellino, quando invece sta qua, sta seduto a letto, dice quattro cagate, prende i soldi che prendo magari io lavorando. Ma io mi metto anche dalla parte degli altri, però cioè, mi viene da dire invece di venire a criticarmi, apriti un canale YouTube e fai come ho fatto io e fai video. Capito? Invece di venire a criticare, non è mica colpa mia, non è il problema mio. Cancelliamo. Allora, Rosa Rita Sapone, quale sogno nel cassetto hai? Ti piacerebbe una volta che cresce il canale, fare un viaggio con tutte le amiche e dove ti piacerebbe andare? Allora, beh, ho sempre detto che mi piacerebbe, cominciano le zanzare, ho sempre detto che mi piacerebbe andare a visitare l'Egitto, ma non il mare qua e là, no, le piramidi, tutto quello che sta dell'Egitto perché mi piace molto, guardo molti documentari. Sicuramente non andrei in un posto caldo. Ma credo che questo non succederà mai, anche perché il mio canale è un canale tranquillo. È un canale tranquillo dove mi faccio i miei mukbang, che mi faccio quelle 4-5 mila visualizzazioni a mukbang, dove mi faccio i video tranquilli. Non è che sono un Riccardo Dose dove lui aspira ad andare in alto e fa un botto di visual. Cioè io ormai ragazzi ho anche 54 anni, capito? Non è che posso investire e fare come fanno tanti che magari hanno 20 anni. A me basta quello che faccio.
Mi faccio i miei mukbang quasi tutti i giorni, che mi piace farlo perché so che intrattengo tante persone che sono sole. Mi piace farlo anche a me perché mangio sola. Mi faccio i miei video anche stupidi se tanti dicono che non gli piacciono, però a me piacciono. Una live quando posso. E basta, però non è che aspiro ad avere 1 milione di iscritti, ma neanche a 100.000 non ci arriverò mai. Anche il mio canale cresce 100 iscritti, fermi lì che bevo. Dicevo, il mio canale cresce 100 iscritti ogni 3 mesi, capito? Perciò, hai voglia ora che arriva un canale grande, non ci arriverò mai. A 100 iscritti ogni 3 mesi. Capito? Perciò non è che aspiro, ma neanche aspiro, cioè. Poi, allora, Chiara Rota chiede: ciao Franci, la cosa che più apprezzi del tuo carattere è quella che detesti. Un abbraccio grande, grande, cancelliamo anche questa. Allora, la cosa che mi piace di più del mio carattere è la solarità. Perché? Ha un carattere molto solare, mi piace. Anche io quando sono, per dirvi, quando sono demoralizzata, quando sono giù di morale, quando non sto bene, cerco sempre di non darlo a vedere. Difatti voi non ve ne siete mai accorti. Io ho dei miei alti e bassi. Le persone magari che mi conoscono in privato, che mi sentono nel privato, quelle poche, sanno che magari io ho una giornata come domenica. Che ho avuto una giornata orribile dove ho pianto parecchio, sono stata male, avevo ansia, vedevo tutto negativo, però non l'ho dato a vedere, capito? Mi faccio i miei video, non lo do a vedere, cioè c'ho anch'io come tutti i miei alti e bassi, però io ho un carattere abbastanza solare che non mi piace dare a vedere agli altri quando sto male, quando ho i miei problemi. Io apro la telecamera qua. E mi piace se posso intrattenere facendo la pagliaccia, ridendo, scherzando, raccontando cose stupide che possono sembrare stupide. Mi diverto così, capito? E spero di divertire anche gli altri e portare una risata, un sorriso anche agli altri. Capito? Però penso che tutti abbiamo. Degli alti e dei bassi. Ecco, e quello che piace di me appunto è la mia solarità, che cerco sempre di, anche quando sto male o cosa, di sorridere, portare un sorriso e non darlo a vedere. La cosa invece che non mi piace di me, è difficile perché trovare un difetto a me. Penso sia che non sono per niente. Costante nel fare le cose. È una cosa che odio di me, una delle tante cose che odio è che non sono costante. Che parto io magari anche tipo nella dieta. Io parto e dico lunedì comincio, sono tutta sì, parto a mille, ma non sono costante. Cioè, c'ho gli alti e i bassi, ma non solo lì, tipo anche una crema. Mi sono comprata la crema per la macchia che, come vedete, si vede molto meno di come si vedeva prima, però anche lì non sono costante. Me la sono comprata i primi giorni, mattina e sera la mettevo. E adesso per dirvi sono 3-4 giorni che non la metto, non sono costante. C'è anche pulizia al viso, anche lì. La faccio un giorno sì, 3 giorni, dopo no. C'è anche lì, io non, proprio non sono costante nelle cose. La roba che mi fa arrabbiare è questa, che proprio non sono costante nelle cose. Quella è una roba, uno dei tanti, mica solo questo difetti, perché io ne ho tanti. Però. Uno di quelli proprio che non mi piace è questo, non essere costante nelle cose. Che vorrei esserlo, ma è più forte di me.
Allora, vediamo. Franci Girl, se avessi potuto lavorare escludendo i problemi di salute, quale sarebbe stato il tuo lavoro dei sogni? Oh mamma, il mio lavoro dei sogni. Sinceramente, sai che non mi viene in mente niente. Sarà perché nella mia vita ho sempre fatto pulizie, babysitter, fabbrica. Non è mai stato un lavoro dei miei sogni, perché lo facevo perché appunto dovevo. Cioè, lavorare bisogna, se vuoi arrivare a fine mese e comprarti quello che ti serve. Un lavoro dei sogni, ti dico la verità, che quello che sto facendo, facendo video così, mi piace. Non riesco purtroppo a chiamarlo lavoro, anche se in teoria lo è, perché quando tu fai una cosa che... Ah, che prurito! Quando tu fai una cosa che a fine mese ti porta uno stipendio, vuol dire che è un lavoro, perché ti porta uno stipendio, ma YouTube al 22 del mese mi dà lo stipendio, perciò è un lavoro, però io non riesco a chiamarlo lavoro perché sarà perché mi diverto a farlo e magari mi sento in colpa a chiamarlo lavoro, perché dico, il lavoro è uno dove ti rompi il di dietro, dove lavori, cavolo. Io invece mi siedo qua, dico quattro troiate, mi diverto e guadagno. Perciò non riesco a chiamarlo lavoro, però mi piacerebbe continuare quello che faccio e farlo bene, sempre meglio. Quello sì. Poi c'è una zanzara che mi ha mangiato una gamba. Allora, ne leggiamo una veloce. Pensi che parlerai mai romano a Ladine? Ma no. Allora ti dico che quando magari parlo col signore su di sopra che mi ferma tutte le mattine, mi parlo, mi trovo giù, quella mattina a prendersi il giornale, è un anziano, mi fermo, facciamo due chiacchiere, dopo un po' magari che sono lì mi viene da parlare, dire ah oh, eh sì, cioè la cadenza un po' romana ti viene da dirla, capito? Però parlare romano non fa, cioè è difficile, non è, se non sei nata lì è come un veneto, se non sei nato in Veneto hai voglia, non parlerai mai veneto bene. Io parlo bene il Trentino, il Veneto, perché appunto ho abitato 25 anni da una parte e 25 dall'altra, perciò parlo bene sia uno che l'altro, però capito, è difficile. Leggiamo l'ultima, dai, ce ne sono tante altre, però farò un po' il giorno perché sono già 18 minuti. Se potessi ritornare indietro col tempo, cosa faresti di diverso? Carla Marra. Se potessi tornare indietro nel tempo, cosa farei di diverso? Allora, non mi sposerei, terrei sicuramente mio figlio, perché quello l'ho sempre voluto, non ho mai pensato di non averlo. Terrei sicuramente mio figlio, però non mi sposerei più, che è stato uno degli errori più grandi, perché si era giovani, non innamorati, e sono stati 7 anni brutti di matrimonio, perciò non mi sposerei più. Ce ne sarebbe cose che non farei, mamma mia, ho fatto tanti sbagli. Penso che tutti noi abbiamo fatto tanti sbagli nella vita, no? Hai voglia. Uno dei quali appunto è non sposarmi più. Però adesso che mi vengono in mente altri, male su sciocchezze. Potessi tornare indietro, magari non mi ritroverei sbattuta fuori di casa, ma mi sarei fatta aiutare prima. Per orgoglio e per tante altre cose mi sono voluta arrangiare, mi sono trovata buttata fuori casa. Quando invece, se mi fossi affidata magari anche a YouTube, tanti che mi chiedevano dimmi dove vuoi andare, ti aiuto, in tanti me lo avevano detto, però ho sempre voluto arrangiarmi, ecco, magari tornassi indietro mi farei aiutare, che così non mi sarei trovata come mi sono trovata, capito? In quei mesi lì che vi giuro sono stati terribili, però
perché sono stati mesi proprio brutti, ok? Alla mia età puoi trovarsi fuori casa. E ce ne sono tanti che adesso non mi vengono in mente, però hai voglia. Hai voglia quanti ce ne sono. È che purtroppo, indietro non si può tornare, si può solamente andare avanti e si può solamente cercare di non ripetere gli errori già fatti, perché altrimenti si sarebbe proprio stupidi se ripeti gli errori già fatti, capito? L'importante è quello. Ragazzi, sono già 20 minuti e passa e non ho neanche finito la pasta perché è difficile parlare e mangiare, capito? Perciò un po' le ho lette oggi, un po' le leggerò domani, capito? Un po' alla volta e quelle che se non le vedete più è perché ho già risposto e mano a mano che rispondo alle domande le cancello, ok? Ci diamo appuntamento domani, vi do un bacio, formato famiglia, se vi va come sempre mettete like, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!